In concomitanza con la festa della donna dell'8 marzo, al via il premio Eccellenza Donna, sabato 9 marzo, consegnato a Giordana Govoni. Marzo 2024 di Marco Raboni per TC100 Web TV. Sala gremita oggi, sabato 9 marzo, per la consegna del primo riconoscimento Eccellenza Donna. Il tavolo dei relatori di qualità, composto da Alessandro Guaraldi, coordinatore di Fratelli d'Italia di 100, Giordana Govoni, ANFAS e Coccinella Gialla, Dopo di noi, che riceve il riconoscimento. La bella sorpresa della presenza del senatore Alberto Balboni, nonché presidente della prima commissione parlamentare affari costituzionali, e naturalmente Francesca Caldarone, capogruppo e consigliere comunale di Fratelli d'Italia nel consesso civico centese. L'intendimento, come ci dice l'ideatrice dell'evento Francesca Caldarone, che è anche responsabile provinciale del Dipartimento Vittime e Pari Opportunità di Fratelli d'Italia, è di mantenere l'evento nel tempo. Con oggi, premiando Giordana Govoni, presidente di ANFAS di 100 e dell'associazione Coccinella Dopo di noi, vogliamo che l'iniziativa si mantenga nel tempo, ricercando nel territorio quelle donne che si sono distinte nel proprio settore di competenza lavorativo, come nel sociale, proprio come Giordana. Tra i componenti del numeroso pubblico si riconoscono Alberto Alberti, già vice sindaco di 100 nell'amministrazione Tuzet, Diego Contri, ex consigliere comunale e candidato nel ruolo di sindaco, si confrontò al ballottaggio con Fabrizio Toselli, il veterano del gruppo di Fratelli d'Italia di 100, Cesare Govoni, figlio, vogliamo ricordarlo, figlio di Govoni, trucidato insieme ad altri suoi sei fratelli dopo il 25 aprile da un gruppo di partigiani che operavano nella zona, e tanti altri amici, conoscenti e curiosi intervenuti all'importante evento. Andiamo quindi ad ascoltare gli interventi e la premiazione durante l'incontro di questa prima edizione di Eccellenza Donna, ricordiamo, ideato da Francesca Caldarone e dal gruppo Fratelli d'Italia di 100. Grazie mille a tutti per essere qui e ringrazio soprattutto i nostri ospiti che parleranno dopo di me. Per me è un'emozione, come sempre, dare il via agli eventi che facciamo in sede, anche perché è un anno, festeggiamo ormai un anno di apertura della sede e abbiamo fatto veramente tanti tanti eventi, abbiamo visto tante persone. Abbiamo visto chi ci supportava, chi non ci supportava, abbiamo sempre accolto tutti, e anche chi non ci supportava, quando usciva, aveva sicuramente qualcosina in più da portare a casa. Quindi ben venga per chi vuole venire qua a parlare civilmente, noi siamo sempre apertissimi. Oggi parliamo di qualcosa di speciale, parliamo di un premio che poi lascerò parlare Francesca, che è la responsabile del dipartimento provinciale, e vogliamo darlo a una donna, non a caso siamo qua non l'8 ma il 9 marzo, anche perché la data dovrebbe essere solo simbolica, ma in realtà la festa delle donne è ormai un cliché dirlo, ma deve essere tutti i giorni, e quindi la rappresentanza di quello che è la donna nella nostra società è qualcosa di veramente vitale. E io, oltre ad essere politico, sono osteopata e voglio dire una cosa, una frase che ha detto Rita Levi Montalcini, che io ho utilizzato anche per il mio, diciamo, aspetto professionale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Ecco, quindi per me questa è stata una frase con una,
valenza scientifica ma anche sociale fortissima. Io non posso dire altro se non ripetere questa parola che per me è stata veramente significativa. Lascio la parola adesso a Francesca, giusto? Sì. Lascio la parola a Francesca Alderone e grazie a tutti per essere qui. Buonasera, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi uno per uno per essere presenti qua. Per me è davvero di grande importanza avervi qui perché oggi, come ha anticipato il mio collega Alessandro Guaraldi, sono il referente provinciale di due dipartimenti molto importanti, quello alle pari opportunità e tutte le vittime. Vittime non solo donne, ma vittime in generale. E come tutti gli anni questo dipartimento organizza a livello nazionale il premio Eccellenza Donna, che è un premio simbolico ma veramente importante perché va a premiare una donna del territorio, una donna che si è contraddistinta negli anni, che ha fatto qualcosa di valore, di coraggioso per il territorio. E io come rappresentante appunto del dipartimento della provincia di Ferrara quest'anno ho scelto Giordana Govoni perché secondo me Giordana rappresenta per il nostro territorio la passione, il merito e il coraggio delle donne. Coraggio delle donne non sempre facile da dimostrare, ma Giordana con tante difficoltà lo ha fatto veramente egregiamente negli anni. Io vorrei raccontare alcune cose di Giordana, anche se sicuramente potrà farlo meglio lei. Non la conosco personalmente, però a Cento la conosciamo tutti, perché lei scalda veramente i cuori dei nostri ragazzi, i ragazzi più fragili, i ragazzi che hanno bisogno, e grazie a lei questi ragazzi hanno la possibilità, l'opportunità di vivere tutti i giorni in un ambiente, in una grande famiglia. Giordana circa 40 anni fa, poi correggimi se sbaglio, quando è nata sua figlia ha iniziato ad avere degli incontri con altri genitori. Inizialmente si incontrava in un negozio di parrucchiere, giusto? Perché attraverso insomma, questi incontri con altri genitori nelle stesse situazioni cercavano di darsi un forte coraggio per diciamo, aiutarsi a vicenda. E da questo è nata una collaborazione, un'idea bellissima grazie ad una donna che aveva paura del futuro di quando non ci sarebbe più stata per la propria figlia. E da questo spunto Giordana ha avuto un'idea bellissima, quella di costruire, di supportare, di aiutare tutti i ragazzi con disabilità, e quindi qua accetto. Ha fatto una cosa straordinaria con tanti sforzi, perché sicuramente inizialmente ha fatto anche un investimento economico, ci sono stati piccoli aiuti ma non sono mai sufficienti, quindi ci si augura sempre che arrivino aiuti per supportare queste bellissime iniziative. E grazie a lei questi ragazzi possono vivere assieme, possono vivere una vita più serena, una vita fatta anche di tante aspettative, una vita non fatta di legami esclusivi con la famiglia, pensando anche a queste mamme che hanno difficoltà anche solo ad ambientarsi nell'ambito lavorativo, perché se non avessimo persone come lei anche tante donne non potrebbero vivere una vita più serena, e lei aiuta questi ragazzi, aiuta queste mamme, questi genitori, e pensando anche al loro futuro, appunto ad un domani. E io veramente sono molto emozionata, non trovo le parole giuste, perché secondo me il coraggio di questa donna merita tante belle parole, ma a volte anche il silenzio del rispetto di quello che fa, perché ci vuole tanto rispetto e ci vuole veramente tanta sensibilità, cosa che tu hai tanto, anche se so che fai fatica a dimostrarla, però per noi veramente semplicemente un esempio che dovrebbe essere inseguito da tutti, da tutte. E quindi semplicemente grazie Giordana, grazie da parte di tutti, perché sei una donna eccezionale e stai facendo veramente una cosa bellissima per tutti i ragazzi che sicuramente ti amano e ti vogliono bene, e grazie a te possono vivere una vita veramente molto più felice e hanno una prospettiva futura. Quindi Giordana, grazie infinite da parte di tutti, grazie.
hai detto tutto, praticamente. Comunque posso dire che c'era anche tanta incoscienza, sai, ti posso dire tanta, perché quando siamo partiti non avevamo veramente neanche un soldo, quindi partire con diverse milioni, allora erano milioni, per iniziare il percorso per una struttura che potesse accogliere le persone con disabilità. A quel punto però vi dico che ogni qualvolta ci si incontrava fra genitori, eravamo un bel gruppetto, perché Pieve, Cento e anche i paesi limitrofi, quindi eravamo già un bel gruppetto di persone che ci siamo conosciute proprio perché avevamo figli con disabilità. In quel momento lì abbiamo detto andiamo avanti, poi vediamo. Io avevo una signora che mi diceva sempre la provvidenza, Giordana, vedrai la provvidenza, e allora andavo avanti anche inconscientemente, e quindi siamo arrivati alla prima pietra, poi a costruire anche. Mi ricordo benissimo che quando abbiamo iniziato a costruire il direttore del distretto mi disse ma guarda che sarà sempre una cattedrale vuota questa. Ma no, non mi sembra, conoscendo tante esigenze da parte di tante famiglie, non credo proprio. In 6 mesi eravamo a regime, quindi la necessità c'era veramente di avere una struttura che potesse accogliere le persone con disabilità. Noi siamo stati aiutati tanto dal territorio, veramente tanto, perché il territorio è quello che chiunque ha dato qualcosa, chiunque come poteva ha dato qualcosa per realizzare la struttura. Poi quando finita la struttura pensavamo ma vedrai che adesso non avremo più altre risorse, invece vi devo dire che ancora tutt'oggi arrivano veramente risorse, e questo ci fa andare avanti sempre di più. Perché? Perché ormai siamo già arrivati a 38 persone, perché noi abbiamo 20 persone nella struttura centrale, e poi avevamo fatto delle casine, queste casine che sono state utilizzate dalla famiglia e persone con disabilità, perché come diceva Francesca prima, quella signora che mi aveva detto guarda Giordana che un domani noi non ci saremo più, ma anche ora io non ce la faccio più a sopportare mia figlia. Quindi quello era il pensiero grande, di dire ma quando non ci saremo più, ma il durante, e quindi anche il durante c'era la necessità di rimanere insieme la famiglia. Adesso l'età delle persone con disabilità è più, va più avanti, anche si è alzata anche l'età delle persone, dei genitori, quindi ci troviamo con genitori già anziani, con persone con disabilità anziani. Quindi a questo punto, per poter pensare sia a uno che all'altro, le casette sono la cosa migliore. In questo momento però sono tutte piene, devo dire che tutti i giorni mi arrivano persone che mi chiedono ma non ce la facciamo più, come facciamo? Proprio l'ultima, una signora che da Ferrara mi ha telefonato, abbiamo dovuto mettere in un appartamento qui a Cento che ci è stato donato e dargli l'aiuto come coccinella, perché proprio c'è chi è solo, che non ha nessun altro, quindi dare la possibilità a queste persone di vivere insieme le proprie ragazze, le chiamiamo ragazze ma sono già grandi, però per me sono sempre tutti ragazzi. Questa è la cosa migliore. Quindi, senatore, noi vorremmo costruire ancora, perché proprio abbiamo la necessità di allargare. Noi abbiamo un bel progetto, che è un bel progetto anche di farli lavorare i ragazzi, quindi, perché è importantissimo. Finita la scuola non c'è più niente. Quindi poter dare la possibilità di lavorare, noi abbiamo fatto questo progetto lavoro e anche ambulatori, che diciamo non sono poi ambulatori, un momento di convivenza di genitori con bambini piccoli, perché già dai piccoli vorremmo aiutare questi genitori, quindi iniziare una
struttura facendo questo tipo di interventi. Ma siccome costa tanto, io ero andata in regione a chiedere prima dell'alluvione, prima, e sembrava sì, ma ancora io non ho ricevuto risposta. A questo punto mi hanno detto, visto che vogliamo far lavorare i nostri ragazzi, proviamo di trovare un ambiente e magari pagare l'affitto e iniziare per vedere se riusciamo. La cosa che loro piacerebbe fare sarebbe i biscotti, fare una frolleria, fare dei biscotti e metterli in vendita. Abbiamo l'Anfas di Mirandola che sta andando molto bene, quindi noi vorremmo, ecco, poter realizzare una cosa di questo genere. Poi avevamo pensato anche alla frutta, però inizialmente adesso per non fermarci abbiamo detto cerchiamo un posto, ci piacerebbe a 100, che potesse dare la possibilità a loro di iniziare questo tipo di lavoro. Poi un domani, se ce la faremo, costruiamo quella struttura già più grande. Comunque questo è sempre comunque l'aiuto che viene dalla gente. Noi abbiamo realizzato anche con la Cassa di Risparmio la nostra struttura che ci è stata molto vicino. E adesso stiamo presentando un po' tutti i progetti per riuscire a dare la possibilità ai ragazzi giovani, quelli che escono, quindi scuola, lavoro, finita la scuola, al lavoro, perché lo sanno fare anche molto bene. Giorgia fa la bidella, mia figlia, veramente, quando io vado a parlare con la dirigente mi dice è bravissima lei, perché il suo lavoro lo fa veramente come lo deve fare, non vuole mai stare a casa anche. Quindi tante volte è anche meglio di tante altre persone. Quindi a dare la possibilità di un lavoro mi sembra la cosa migliore. E poi vedremo adesso, man mano che riusciamo, di dare la possibilità anche ad altre famiglie di poter venire in coccinella praticamente il fine vita del genitore, però è il fine vita come il sollievo, perché la persona con disabilità è lì e è solo di sera che va in casina con la famiglia, di giorno è con le attività, fa tutte le attività degli altri ragazzi, quindi quel distacco non c'è. Il momento che si lasciano non è, devo dire che io non ho trovato nessuno dei ragazzi che sono rimasti lì con un grande dolore, no, perché si erano già abituati a questo tipo di intervento, insomma. Quindi questa sarebbe la cosa migliore, mentre ho visto, quando non avevamo ancora coccinella, genitori che invece dovevano lasciare i figli, andare in istituti, e loro magari, perché non ce la facevano più, li ho visti piangere, che dicevano proprio, si sentivano in colpa, era una colpa per il genitore di dire mi tocca di inserirlo dentro una struttura perché io non ce la faccio più. Allora ecco, per quello che dico, andiamo avanti, non ci fermiamo, dobbiamo andare avanti proprio per dare un aiuto e che il domani possa essere veramente dignitoso. Non crediamo poi, ecco, un domani dignitoso di persone che non chiedono assolutamente niente, solo di vivere la vita nel modo giusto. E loro, e qui possiamo dire che anche sia in coccinella ma anche all'esterno, i nostri ragazzi lo stanno veramente vivendo. Posso dire, senatore, che da quando abbiamo noi. Andiamo avanti con i diritti, no, delle persone con disabilità, lo faccio anche come ANFAS nazionale. E da quando c'è la Locatelli come ministro, riusciamo, ecco, ad avere un buon... Anche perché penso che sia giusto che chi entra in un ministero ne sappia qualcosa. La Locatelli ha fatto 16 anni educatrice di ANFAS in una struttura a Milano, quindi ecco, per quello che so che ci fidiamo di lei, proprio perché ha fatto questi anni, li ha costruiti insieme a loro. Bene. Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Io intanto voglio ringraziare Francesca
per aver organizzato questo incontro, questo riconoscimento alla signora Giordana, perché io non la conoscevo direttamente, ero venuto a fare un giro, mi ricordo una volta, ma tanti anni fa. Sì, tanti anni fa, e sì. E poi chiaramente gli impegni sono sempre talmente tanti, immagino. Che... Però questo incontro è un incontro importante, ringrazio ovviamente anche il circolo di Cento e il nostro coordinatore Alessandro Guaraldi per avere ospitato questa giornata, perché la signora Giordana ha dimostrato con i fatti cosa significa la solidarietà, ma ancora di più ha dimostrato con i fatti cos'è il principio di sussidiarietà. Cioè molti di noi, purtroppo la maggioranza, si sono a volte abituati a pensare che le soluzioni devono sempre venire dall'alto, no? Stiamo in attesa che qualcuno trovi le soluzioni per noi. Quante volte ci capita di pensare in questo modo? E invece la signora Giordana ha dimostrato il contrario, cioè la signora Giordana ha dimostrato che le soluzioni, quelle più vere, quelle più radicate, quelle che durano di più, quelle che entrano nel cuore della gente, sono le soluzioni che nascono dal basso, che nascono dalla solidarietà che si allarga mano a mano, magari da una persona che getta il cuore oltre l'ostacolo, che non si pone il problema delle difficoltà, dice io intanto comincio. Iniziamo. Sono convinta, la provvidenza, l'ha detto la signora Giordana, sono convinto che se il progetto è giusto, se il progetto è valido, se il progetto incontra le esigenze di tante persone, beh, insomma, prima o poi queste persone troveranno anche il modo di mettersi insieme, di lavorare insieme, e le istituzioni, che non sempre arrivano prime, spesso arrivano seconde, in questo caso però le istituzioni, quando si rendono conto che c'è un'iniziativa seria, costruita bene, che ha una finalità importante sul territorio, le istituzioni affiancano, e quindi mi fa anche piacere che la signora Giordana abbia voluto sottolineare come poi, una volta partiti, nessuno si sia tirato indietro. Insomma, ecco. Ha citato la Cassa di Risparmio, ha citato la regione, ha citato il ministro, ma chiaramente deve essere una sinergia a tutti i livelli, indipendentemente, questo deve essere chiaro, dalla maggioranza o dalla forza politica che in questo o quel momento governa questa o quella istituzione, perché queste iniziative non hanno colore se non il colore del cuore e il colore della solidarietà, per cui ha fatto molto bene Francesca con questa modestissima iniziativa, perché insomma è soltanto un riconoscimento, una targa, ecco, non è niente di più. Però credo che in una giornata come questa, l'8 marzo era ieri, ma insomma per motivi ovvi la celebriamo oggi, ecco, una giornata come questa serva a tutti noi a fare un attimo di riflessione e a renderci conto come dobbiamo sempre chiederci cosa noi possiamo fare per gli altri, cosa noi possiamo fare per il nostro paese, come diceva Kennedy, no? Non chiedetevi cosa può fare l'America per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese, e questo noi dobbiamo fare, cioè non pensare che le soluzioni piovano dall'alto, intanto perché le risorse molto spesso purtroppo sono sempre molto limitate rispetto alle necessità, ma poi perché cioè è proprio caratteristico di una democrazia che le iniziative sorgano spontaneamente, poi chiaramente le istituzioni devono aiutare, devono sorreggere, devono affiancare con aiuti materiali, devono affiancare con aiuti morali, oggi il nostro piccolo è un aiuto morale, e devono affiancare anche da un punto di vista legislativo, sburocratizzando, agevolando, defiscalizzando chi aiuta, defiscalizzando chi dà i contributi, cioè creando tutta una rete di protezione anche legale, oltre che fiscale,
che consenta a chi ha il coraggio di farsi carico di un lavoro come questo, che impegna tutta la vita, dico bene signora, e impegna 24 ore su 24. Certo. Quindi già chiamarlo volontariato è poco, bisognerebbe chiamarlo vocazione, missione, perché questo è, credo, il termine giusto. Beh, insomma, sentire il calore della propria comunità che si stringe intorno, sentire il calore delle formazioni politiche, destra, centro, sinistra, non ha nessuna importanza, tutte insieme, che si stringono intorno, sentire le istituzioni che si rendono conto che è stata fatta una cosa molto importante e sentire anche da parte del governo una sensibilità, un aiuto in più, credo che questo sia anche, dire, da un punto di vista psicologico e morale, un sostegno di cui certamente lei e la sua organizzazione, la sua associazione abbiate sentito sempre il bisogno, e magari a volte questo bisogno è stato soddisfatto al 100%, a volte magari al 50%, ma questo non ha importanza. No. L'importante è che ci sia attenzione e ci sia volontà di aiutarvi nel crescere. Io nel mio piccolo sono a vostra completa disposizione, attraverso Francesca, attraverso Alessandro. Tutti sanno che chiunque ha bisogno di me non deve fare altro che alzare il telefono e io ci sono sempre per tutti, per cui se c'è qualche intoppo burocratico da affrontare e risolvere, io sono a disposizione. Grazie. Se ci sono delle iniziative anche, come dire, per raccogliere fondi, io sono a disposizione. Vedrò quello che posso fare anche io personalmente con gli strumenti che ho a disposizione, e credo che tutti quanti, i centesi e non solo i centesi, faranno il massimo, perché veramente lo meritate, e veramente il lavoro che fate voi non è soltanto per questi ragazzi che qualcuno immagina sfortunati, ma in realtà non sono sfortunati, perché hanno comunque tanto amore e soprattutto possono darci tanto amore, che è ancora più importante. Quindi quando si dice un disabile, secondo me si dice una parola sbagliata, ci sono persone che hanno abilità diverse, non siamo uguali, Dio non ci ha voluti tutti uguali, ognuno di noi ha le sue attitudini, le sue capacità, le sue forme di esprimere la propria personalità, ma non c'è una forma di esprimere la propria personalità o la propria umanità, come dire, che deve avere la preferenza rispetto ad altri. Tutti devono avere la possibilità di esprimersi. E lei, signora, ha detto una cosa bellissima, che io ho già sperimentato anche in altri casi con un gruppo di ragazzi che hanno aperto un ristorante, non so se ha seguito le cronache, mi hanno invitato, sono andato, è stata veramente un'esperienza bellissima con tanti altri parlamentari, perché questi ragazzi, l'ha detto lei molto bene, lavorano, sanno fare il loro lavoro, a volte lo sanno fare anche molto meglio di quelli che, tra virgolette, non sono disabili, tra virgolette, perché hanno la capacità di poterlo fare, ed è un peccato, è un delitto nei loro confronti, ma anche nei confronti della società, non metterli nelle condizioni di poter lavorare, di rendersi utile anche loro, come noi, nei confronti della società e della propria comunità. Quindi è un progetto bellissimo, noi siamo al suo fianco, non si arrenda, ma vedo che non si arrende di sicuro, e andiamo avanti, e noi siamo al suo fianco per tutto quello che ci può essere, che noi possiamo fare perché questo suo progetto possa essere realizzato quanto prima. Non è soltanto un modo di aiutare questi ragazzi, perché certamente poi avere un piccolo, modesto o non modesto introito aiuta ulteriormente le finalità dell'associazione, ma è un modo per rendere anche più ricca la nostra società, ed è la cosa, secondo me, più importante. Quindi grazie a tutti, ma grazie soprattutto a Giordana per il coraggio, la volontà, la determinazione che ha dimostrato nel lavorare non per se stessa, ma per gli altri. Grazie, senatore. Allora facciamo una foto di gruppo, sì, con questo modestissimo. Come diceva, che è stato. Il senatore non è un premio, ma un riconoscimento. Certo. E come mi piace, ho preparato per te una frase.
Giordana Govoni, una donna forte e coraggiosa, una fonte di ispirazione per tutti noi. Grazie Giordana. Grazie.